last revelry to say farewell. The people here know that it's almost over. Yeah. Only 13 days to go. Lightning Returns è l'ultimo capitolo della trilogia di Final Fantasy XIII. A differenza dei due titoli che lo hanno preceduto, Lightning Returns ha il pregio di riprendere alcuni temi importanti del passato, eliminando altri aspetti che avevano suscitato più di qualche perplessità negli ultimi episodi. Purtroppo, nonostante le buone premesse, Lightning Returns tradisce le attese sotto diversi punti di vista. Lightning, la nostra ombrosa protagonista, viene risvegliata 500 anni dopo gli eventi narrati in Final Fantasy XIII-2. Il caos si è ormai diffuso ovunque e al mondo non restano che una manciata di giorni prima che tutto termini. Lo scopo di Lightning è quello di salvare più anime possibili, così che il dio Bunivels possa trasportarle in una nuova dimensione prima della fine del mondo. La sorte della nostra protagonista è legata a doppio filo con quella di altri noti personaggi che abbiamo imparato a conoscere nei due capitoli precedenti. In Lightning Returns è in particolare Hope ad avere un ruolo importante, visto che è il comandante di un'arca che vive fuori dal tempo e dallo spazio e che funge da luogo di riposo per la protagonista alla fine di ogni giorno di gioco. Tra le buone cose ripescate dal glorioso passato di Square Enix, c'è la possibilità di esplorare liberamente gli scenari. Quasi da subito la protagonista ha accesso alle quattro macrozone che compongono il mondo di gioco e può decidere se seguire le missioni principali o se indugiare nelle numerose quest secondarie. Completando queste ultime, Lightning ottiene oggetti e migliora le sue caratteristiche base. Inoltre, le quest secondarie hanno lo scopo di spostare un po' più in là il momento del game over. Durante l'esplorazione è sempre ben visibile un orologio che scandisce il tempo e che costringe il giocatore a correre come un forsennato di qua e di là, alla ricerca di modi per portare avanti la storia o per ritardare l'inevitabile. Alla fine di ogni giornata, che dura circa 3 ore di gioco effettivo, Lightning viene riportata sull'arca in attesa di ricominciare la corsa. Purtroppo il tempo a disposizione del giocatore è davvero risicato e spesso si è costretti a rinunciare a molte cose pur di proseguire nella trama principale. Trama principale che, oltre a essere un po' confusa, è impossibile da completare con successo a meno di non dedicare tempo alle quest secondarie, utili a posticipare la fine del mondo. Lightning Returns è un po' un cane che si morde la coda, e poco importa se dopo il primo game over è possibile ricominciare da capo mantenendo l'equipaggiamento guadagnato fino a quel momento. L'errore di Square Enix è imperdonabile. Da un lato ha riempito il gioco di una vagonata di cose interessanti da fare, ma dall'altro costringe il giocatore a correre come un ossesso e a sfoltire con violenza le priorità. Un gioco di ruolo orientale non può permettersi questo tipo di lusso, che qui appare più come una contraddizione piuttosto che come un modo originale di reinterpretare il genere. Questo è un vero peccato, perché Lightning Returns ha anche buone cose da dire, soprattutto per quanto riguarda il battle system. L'assenza di un party è stata compensata con la trovata geniale dei costumi. Lightning può usare 3 equipaggiamenti in battaglia, cambiabili al volo con la pressione di un tasto. Indossare un vestito piuttosto che un altro significa donare alla protagonista proprietà di classe differenti, che possono poi essere raffinate aggiungendo armi, scudi, accessori e abilità. Durante le battaglie, sempre adrenaliniche e spettacolari, Lightning può anche muoversi per evitare attacchi fisici o per tentare manovre evasive. Se la direzione artistica vive di alti e bassi, dal punto di vista tecnico Lightning Returns ha più di qualche problema. Bug a parte, non sempre la telecamera si comporta come dovrebbe, soprattutto negli spazi ristretti presenti nelle città principali. A prescindere dal luogo, il frame rate è sempre un'incognita, così come dà un po' fastidio vedersi comparire un nemico a pochi metri dal naso solo perché il motore grafico non è in grado di mostrarne la presenza oltre a una certa distanza. Meglio della grafica fa invece il comparto audio. Le musiche si rifanno a quelle dei due capitoli precedenti e non di rado capita di soffermarsi ad ascoltare un suonatore che ripropone passaggi di celebri temi del passato. Tutti i dialoghi del gioco, anche quelli secondari, sono doppiati in inglese in modo più che decoroso. I sottotitoli in italiano invece sono poco precisi e talvolta contengono errori grammaticali che lasciano basiti. In definitiva, Lightning Returns è il peggior capitolo della trilogia. Il problema è che vuole essere un classico e un innovatore allo stesso tempo. Dare in pasto al giocatore così tante cose da fare per poi costringerlo a compiere scelte che risulteranno sempre figlie della fretta in un JRPG non ha semplicemente senso. Per vedere tutto quello che Lightning Returns ha da offrire servono parecchi giri, che costringono comunque a riaffrontare diversi passaggi della storia già vissuti in precedenza.
Se questo limite non vi turba e volete vedere a tutti i costi come finisce la trilogia di Final Fantasy XIII, allora troverete in Lightning Returns diversi motivi di soddisfazione. In caso contrario, il mondo è pieno di giochi di ruolo giapponesi meglio pensati di questo.